si intitola Untrue Unreal, la mostra del celebre artista Anish Kapoor, visitabile fino al 4 febbraio 2024 a Palazzo Strozzi a Firenze. A cura di Arturo Galanzino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra propone un percorso tra monumentali installazioni, ambienti intimi e forme conturbanti, creando un originale e coinvolgente dialogo con l'architettura e il pubblico. You mean untrue, unreal? Untrue Unreal è quello che cercavo di spiegare. Viviamo in un mondo di oggetti, almeno gli oggetti che mi interessano, che sono fatti di mezze verità, di verità finte, e in fondo non sono mai se stessi. Viviamo anche in un mondo dove tutto può essere nominato, tutto ha una funzione, tutto ha un ruolo. Forse rimane solo l'arte, l'ambito in cui ci possono essere degli oggetti che non hanno un nome, che hanno una doppia vita, davanti ai quali ci si chiede che cos'è, è vero, non è vero, è solo un'illusione. Molte delle opere che vedete in mostra sono vuote, ma in realtà sono piene di oscurità, sono piene di un'altra presenza. E anche se chiudo gli occhi e mi guardo, c'è molto di più, c'è uno spazio molto più grande che è contenuto nel mio interno. And it's not just this, it's much bigger too. So it's all that. Anish ci porta il suo discorso lungo più di 40 anni intorno alla scultura, intorno alle forme, la sua ricerca appunto formale, concettuale, intorno al concetto stesso di scultura, come l'opera davanti a me, che una scultura si crea da sola, ad esempio, no? Questo blocco di cera che attraversa il palazzo. E appunto il palazzo è partecipe di questa mostra. Anish ha voluto un pochino sfidare la simmetria rinascimentale di Palazzo Strozzi, appunto ridiscutendola, mettendola in discussione con opere che a volte la stravolgono, l'annullano oppure la secondano. Circa 30 opere ogni sala da scoprire. Sì, tante tecniche diverse, dai suoi pigmenti coloratissimi fino ai suoi buchi neri, queste opere che ci risucchiano al loro interno, mettendoci al cospetto del nostro inconscio. Sono opere espressamente realizzate per questa mostra? Sono opere storiche, sono opere molto recenti e sono anche opere realizzate apposta per questa mostra, in particolare la grande installazione nel cortile, questo padiglione con all'interno appunto tre dei suoi famosi buchi neri. Britannico di nazionalità indiana, Kapoor ha rivoluzionato l'idea di scultura nell'arte contemporanea, divenendo uno dei più influenti artisti del nostro tempo. Attraverso opere storiche recenti, tra cui una nuova produzione specificatamente ideata in dialogo con l'architettura nel cortile rinascimentale, la mostra rappresenta l'opportunità di entrare in contatto diretto con l'arte di Kapoor nella sua versatilità e discordanza. L'irreale, unreal, si mescola con l'inverosimile, untrue, trasformando la percezione della realtà. Una mostra molto potente, come può apparire agli occhi di un bambino? Allora, spero che attraverso gli occhi di un bambino sia una mostra che dà gioia, meraviglia, ed è anche molto giocosa, e quindi spero che un bambino questo lo percepisca e che ne faccia poi il suo gioco. Make it their own game. Yeah, I mean, at one level, of course. Devo dire che a un certo livello questo palazzo ha una lunga storia, è una lunga storia di mostre, sia di arte contemporanea che meno. Ho visto la mostra di Donatello più volte, mi ha molto colpito perché ho trovato che fosse potente e bella nel rivelare la relazione fra degli oggetti abbastanza piccoli e questo palazzo. Nella mia mostra non ho voluto raccontare una storia, ho voluto più che altro offrire una serie di esperienze, di passaggi e di tempo. Processes of looking. Color for me is not just a covering. Color is a condition. Per me il colore è molto importante, non è solo una copertura. È una condizione, come quando si entra nella doccia e ci si bagna. Questo voglio che si ottenga con il colore che utilizzo, che sia una dimensione che vi penetra e vi circonda completamente. Inoltre anche un effetto psicologico, perché questa cera che si vede qui sembra più un dipinto olio, un colore olio. So I keep coming back to that.